Non solo le dimissioni già ottenute del presidente Bouteflika. Gli algerini vogliono un cambio radicale del governo e di tutto il sistema che ha gestito il paese fin dall'indipendenza. E con questa richiesta hanno riempito strade e piazze di Algeri per il 7° venerdì consecutivo. Non credono che il governo ad interim, guidato dal primo ministro Bedoui fino alle elezioni fra 3 mesi, porterà a un nuovo corso. Siamo qui per rovesciare il governo Bedoui, per rovesciare il Parlamento fittizio di Ben Salah, per cacciare il ministro dell'interno e il resto della sua banda. Devono andarsene tutti, altrimenti andranno a processo. Non vogliamo nessuno di loro, ne abbiamo abbastanza, siamo stanchi. Nelle ultime ore, intanto, un altro addio eccellente nell'entourage dell'ex presidente. Il capo dell'intelligence, il generale Athmane Tartag, fedelissimo di Bouteflika, ha lasciato l'incarico su pressione dell'esercito.